in fondo il lago di Garda. Verona ci sta aspettando. Premio Beatrice 2022. Stiamo arrivando. Ebbene sì, non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo un po' tutti, Beppe Carletti, vero Beppe? Non lo so. Te lo chiedo a te. Ma sono un po' di anni che un po' di anni, no, diciamo, scenici, quindi la storia della musica è oltre mezzo secolo, quindi fa un po' te. Io devo dire che quando la solidarietà chiama, tu sei sempre presente, perché ci siamo incrociati dai City Angels, certo. Mario Furlan, in tante occasioni, insomma, è vero. Tu presti la tua immagine, beh, molto importante in questi, in questi eventi. Spero sempre che serva, hai capito? Certo. Nel senso di prestare la propria immagine, è difficile che ci siano dei tornaconti tangibili, ma il tornaconto è quello, la soddisfazione comunque di poter fare delle cose e di essere riconosciuti come tali. E siamo in compagnia di Marco Carta, direttamente dalla Sardegna. Eh no, in realtà no, dritto da Milano. Scherzo. Questa sera anche tu hai prestato la tua immagine a questa fondazione. Assolutamente, no? Sì, si fa sempre quel che si può, nel senso, certo, che quando si può prestare la propria immagine per uno scopo benefico è sempre comunque una buona causa, insomma. Vorremmo che gli altri lo facessero anche per noi. Siamo in compagnia della signora Margherita, mamma di Nadia Toffa. Io direi, Margherita, su Nadia abbiamo detto un po' tutto e di più, no? Sì. Ecco, parliamo invece di una cosa molto importante. Questa sera, appunto, premio Beatrice, premio Solidarietà e Fondazione Nadia Toffa, no? Ti do del tu. Certo. Tu stai portando in giro, appunto, ci stai facendo conoscere questa problematica, come ti abbiamo sentito dire prima, che purtroppo poi per chi non la vive a volte non si rende conto. No, non si rende conto. Esatto. E ti ho sentito dire una cosa che purtroppo ho vissuto anch'io. Quando poi vai negli ospedali c'è anche il famoso reparto dove ci sono i bambini. E lì veramente un'immagine che ti rimane dentro. Nadia molto mi diceva forte, quando andavamo a fare chimio radio: mamma, senti, di là ci sono i bambini che piangono, non si rendono conto neanche di quel che stanno facendo. E i loro genitori sono disperati e non capiscono il perché. Quindi mamma, non piangere, tu mi hai vissuta 40 anni, sono grande, ti ho coccolato, ti ho fatto crescere, quindi mamma, ricordati che queste mamme sono disperate perché non sanno spiegare ai loro bambini quello che gli sta succedendo. E allora Margherita, io ti chiedo, diciamo, la ricerca è fondamentale, è giusto? Fondamentale, tu ti stai battendo per questo. Sì, per la ricerca, giusto. Non c'è una lira per la ricerca sul cancro. Ecco, diciamo. Lei è stata curata al BEST di Milano, dove sono scienziati che fanno ricerca. Sì. Il primario, Nadia aveva detto al primario, si faccia intervistare da me alle Iene, vedrà che qualcosa succede, perché perlomeno abbiamo tanti spettatori e la notizia viene diffusa. Lui, molto timido, non si è fatto intervistare. Non esiste una cura, purtroppo, no, come tante altre malattie. Come tante altre malattie. Perciò, però se non diamo soldi alla ricerca non arriveremo mai da nessuna parte. Assolutamente sì. E noi ci stiamo battendo proprio con tutti i mezzi che abbiamo. E allora Margherita, visto che siamo in televisione, abbiamo questa fortuna e tu stai girando, ti stai battendo proprio per portare questo messaggio, possiamo dire ai nostri telespettatori come fare per dare una mano? Ma basta andare sulla fondazione Nadia Toffa, si può donare anche un euro, perché io dico alle persone, ognuno dona quello che ha, certo, non puoi donare tanti soldi se non ne hai, ma anche donando un euro, basta cliccare lì e basta dare un euro. Margherita, noi ti ringraziamo. Grazie. Devo dire che questa sera è un grande connubio. Veramente. Premio Beatrice, Fondazione Nadia Toffa e non dimentichiamo anche Doppia Difesa di Michel Hunziker. Ebbene sì, qua con il presentatore della serata e vabbè, colui che l'ha organizzata, pensata da quanti anni? No, questa è la nona edizione. Nona edizione con Rino Davoli. Com'è andata questa sera? Beh, abbiamo visto un teatro strapieno. È andata benissimo, siamo contenti. Cosa dire, c'è davanti a una platea, un bel teatro pieno, degli artisti che comunque ti dicono di sì e che condividono questa missione d'amore, e cioè non si può che essere soddisfatti, non si può che essere soddisfatti. Direi di sì. Popolo di Striscia, diciamo che lui, popolo di Verona. Popolo del premio Beatrice. Popolo del premio Beatrice.
Beh, oramai tu sei qua, sei di casa, no? Sì, 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 no, sono molto contento perché ho vissuto un'esperienza molto bella nel 2019, ho avuto l'opportunità di conoscere una famiglia straordinaria che con grandissima dignità e spirito di sacrificio e passione ha messo su qualcosa di clamoroso. E dicevo prima sul palco una cosa che sembra una battuta ma poi è vera, cioè la famiglia ha perso un componente ma è diventata numerosissima perché ci sono tante persone che si sono spese per dare il proprio contributo, chi in un modo chi in un altro, e questo è quello di cui abbiamo bisogno oggi, di accorciare le distanze, di ritrovarci tutti quanti un po' più vicini in un momento in cui probabilmente ci siamo resi conto che da soli non siamo da nessuna parte. E io allora, Luca, tu che sei l'inviato numero uno di Striscia, il migliore, vorrei che chiudessi tu questa serata salutando chi? G. Evans. Io devo salutare Luca Galtieri, cioè, io dico, io arriva TG Evans, io ero felice, facevi salti di gioia, cosa ti ho chiesto? Ma c'è pure Luca Galtieri. No, Luca Galtieri non c'è. Vabbè, Luca, ti nascondi sempre ma ti acchiapperò, e quando ti acchiappo, vabbè, poi meglio che non dico che cosa faccio. Ti acchiappo anch'io, Luca. Ciao Luchetto, un abbraccio, vive il popolo di TG Evans.